Situazione storica della battaglia di Bunker Hill, Boston, capitale della colonia inglese del Massachusetts, primavera del 1775. Alla fine della guerra dei sette anni, con cui la Gran Bretagna aveva strappato il Canada alla Francia, fra le 13 colonie americane e la madrepatria, l'incomprensione reciproca era degenerata in una sorta di strisciante guerra politica e commerciale. E la capitale del Massachusetts era subito assurta al ruolo di catalizzatore dello scontento e dell'opposizione alla politica inglese. Truppe inglesi erano state inviate nel 1768 a Boston per proteggere le autorità nominate dalla corona per imporre la nuova legislazione votata dal Parlamento inglese, in cui i coloni americani non erano però rappresentati. E la tensione era presto sfociata nel massacro del 5 marzo 1770, quando alcuni soldati inglesi erano stati forzati a sparare sulla folla per difendere una sentinella. In seguito, l'opposizione dei coloni americani alle nuove tasse e il boicottaggio delle merci inglesi era sfociato nel 1773 nel Boston Tea Party, quando alcuni cittadini travestiti da indiani avevano gettato nella baia un intero carico di tè della Compagnia delle Indie, come gesto di protesta contro la nuova tassa imposta da Londra. Il governo inglese aveva risposto mandando nuove truppe ad occupare Boston, che il 19 aprile del 1775 erano stati confrontati da una compagnia di miliziani nel villaggio di Lexington, e un colpo, forse accidentale, aveva scatenato la reazione delle truppe inglesi, che avevano aperto il fuoco sui coloni. Era questo quello che sarebbe passato alla storia come il famoso shot heard around the world, il colpo che si sente intorno al mondo. Tutta la milizia della colonia del Massachusetts, seguita poi da tutte le altre colonie del New England, rispose all'appello del Congresso continentale, l'assemblea di rappresentanti delle 13 colonie che si erano riuniti a Filadelfia, e ben presto le truppe inglesi si ritrovarono assediate dentro a Boston. I coloni americani ribelli, pur non avendo la coesione e la disciplina delle truppe regolari inglesi, erano però esperte nell'uso delle armi e grazie al loro numero considerevole erano in grado di circondare completamente la città. La città di Boston era isolata all'interno della baia e difficilmente accessibile da terra, mentre la flotta inglese assicurava la protezione dal lato del mare e i collegamenti con le altre basi. Ma la penisola di Charlestown, dominata dalle colline di Bunker Hill e Bread's Hill, consentiva ai coloni di poter bombardare la città da una posizione vantaggiosa. Quando i coloni vennero a sapere da loro spie presenti in città che gli inglesi stavano per occupare la penisola, decisero di giocare d'anticipo. Nella notte del 16 giugno, 1200 americani al comando del colonnello Prescott occuparono la penisola e fortificarono la collina di Bread's Hill con una grande ridotta. In un caldo pomeriggio del 17 giugno 1775, dunque, un esercito raccogliticcio di agricoltori e di pionieri americani male armati e peggio equipaggiati osò sfidare i soldati meglio addestrati del mondo nella prima vera sanguinosa battaglia di quella rivoluzione da cui nacquero gli Stati Uniti d'America. La mattina di quel 17 giugno, il fante di marina di guardia sulla nave inglese Lively, ancorata nel porto di Boston, notò degli intensi movimenti sull'altura sopra Charlestown e lanciò l'allarme. Il comandante capitano Bishop salì precipitosamente sul ponte e puntò il cannocchiale nella direzione indicata da soldato. Non poté credere ai propri occhi. Una massiccia fortificazione era sorta nel corso della notte su Bread's Hill e bastava un'occhiata per convincersi che non era un lavoro da dilettanti. Il governatore generale del Massachusetts e comandante in capo delle forze inglesi nel Nuovo Mondo, il maggior generale Thomas Gage, informato della situazione, ordinò ai 168 cannoni della flotta britannica di aprire il fuoco sul fortino degli insorti. Gage tenne subito un consiglio di guerra con i suoi ufficiali, tra cui il generale William Howe. Tutti furono d'accordo sulla necessità di agire subito, approvando il piano di Howe che prevedeva uno sbarco di truppe all'estrema punta della penisola di Charlestown per poi risalire la collina con l'assalto al terrapieno e al fortino. Fu decisa così quella che passerà alla storia come la battaglia di Bunker Hill. Fermatevi, perché voi che siete una madonna di niente.
Sulla collina, anche sotto il fuoco della flotta inglese, i lavori di trinceramento erano continuati senza sosta, nonostante gli inesperti miliziani americani temessero di essere falciati via dalle cannonate nemiche. I terrapieni ben costruiti per ora resistevano, ma il nervosismo dei coloni aumentava e, non abituati alla vita militare, molti di loro avevano già esaurito le scorte di acqua e viveri. A Boston, intanto, gli inglesi si preparavano all'azione. Howe aveva ordinato che 2300 soldati si tenessero pronti ad imbarcarsi sulla scialuppa della flotta alle 11:30. Dalle linee americane si osservava in silenzio l'avvicinarsi delle giubbe scarlatte con le luci dei canne dei fucili e le baionetti lampeggianti al sole. Il comandante Stark aveva conficcato un palo a 40 metri nella sabbia davanti ai suoi uomini e aveva ordinato loro di non sparare finché il primo soldato inglese non avesse superato quel bastone. La colonna celere che con la testa la compagnia del Royal Welsh Fusiliers era ormai vicina. Infatti gli inglesi avevano avuto ordine di non sparare, ma di usare le baionette per scacciare il nemico dalla riva per poi risalire il pendio lungo la palizzata prendendo di fianco gli americani. Tutto quello che succede tranne quello che sta accadendo. È una frase enigmatica, però la barricata esplose in un crepitio di moschetti e tutta la prima fila dei fucilieri inglesi cadde subito. Il resto del plotone fu falciato da una seconda scarica mentre tentava di ricomporsi. Bel padre di Dio, rispondono! Sì, ma che mira di merda, ne avessero preso uno di colon. Di colon. Mezz'ora per rispondere. C'è un morto di americani là. Occhio! Finalmente! È diverso dai ritardi. Sì, sono irritabili. In città degli ufficiali, i soldati inglesi si ricompattavano e tornavano all'assalto, calpestando i loro compagni morti e feriti. Ma il fuoco dei miliziani li falciava di nuovo e li costringeva ad arretrare. Thank you.
E si ritira. Un aiutante raggiunse Howe, ancora impegnato a oltrepassare il terreno molle e avvicinarsi alla palizzata americana per riferire circa il fallimento della fanteria leggera sulle rive del fiume. Il generale, che contava molto su quella manovra di aggiramento, comprese che ormai non gli rimaneva che l'attacco frontale alle posizioni ribelli e che questo sarebbe costato al suo esercito molte perdite. Ma non vi era altra alternativa se non la ritirata, e questo era inconcepibile. Dispose quindi che la fanteria leggera superstite lo raggiungesse e ordinò di attaccare su tutta la linea. Il colonnello Prescott gridò ai suoi uomini di non sparare fino a che non vedevano il bianco negli occhi degli inglesi. Quando questi furono a meno di 30 metri, comandò il fuoco e un crepitare di fiamme dilagò lungo tutta la palizzata. Come i britannici furono a 30 metri dalla ridotta, una scarica di fucileria li colse in pieno, ma questa volta, dopo un primo vacillare, i reggimenti pur decimati serrarono le fine e con impeto tornarono alla carica. Superato il fossato, si arrampicarono sulla striscia di terra contigua alla ridotta e iniziarono a scalare il muro. La battaglia era perduta. Il colonnello Prescott urlò ai suoi di mettersi in salvo. Nel caos insorge un nuovo assassino. Il suo nome è Connor, un predatore, un uomo guidato dall'istinto. La storia di personale di Connor non è solo il cuore di Assassin's Creed 3, ma è anche la storia di tutti noi. Beh, comunque si vede veramente dov'è? Si vede benissimo, si vede. Connor è a Sesto San Giovanni e questi sparano fuoco. Sì. A Cologno, eh. Ma è quello con la bandiera? Sì. E coglione con la bandiera che corre sul campo. No. Sto scappando, rubo bandiera. La famiglia è un po' rotto, mano che sta scappando. Ruba mazzetto. Aspetta, c'è un manipolo di inglesi che non aveva capito un cazzo e sta tornando indietro. Fatto fuori. Hanno ucciso Connor. Connor is dead.